Gentili ascoltatori. Buongiorno. Marco Mazzurchi di Ardea. Marco Mazzurchi di Ardea, Stadio Comunale. Tutto è pronto per la disputa della quarta giornata del campionato di Serie D, girone G, sul terreno di gioco i sardi della nuova del Carbonia, sulla sinistra in completo blu, sulla destra maglia verde e pantaloncini bianchi, i padroni di casa della Nuova Florida. Le formazioni sul terreno di gioco sono le seguenti: sardi del Carbonia in campo con Carboni, Russo e Friedrich, Serra, Cestaro, Bagaglini, Giucci, Piredda, Stivaletta, Bigotti, Cannas. A disposizione del tecnico Mariotti, un tecnico che conosciamo bene perché è un originario, diciamo, del Lazio: Palombi, Berman, Odianose, Pischedda, Mastino, Isaia e Sumare. La Nuova Florida schiera Giordani, De Marchis, Scardola, Porfiri, Jacoponi, Toxic, Tamburlani, Gambioli, Chavez, Capparella, De Costanzo. L'allenatore il signor Bussone. A disposizione Aniello, Moretti, Miola, Pallocca, Scognamiglio, Stefani, Contini, Magri e Gargiulo. Il direttore di gara è il signor Gabriele Totaro di Lecce, con la collaborazione degli assistenti Riccardo Persichini da Macerata e Justin Dervisci da San Benedetto del Tronto. Lancio sulla sinistra ancora per Gambioli, che si coordina e va a fiondare un pallone che termina sul fondo. Ottimo. Questo pallone conquistato da Cannas. Cannas che avanza e poi va a cercare una conclusione dai 25 metri che termina sul fondo, ma è pregevole questa azione. Ripensa, ma su richiesta Iarda, non c'è segreto, su richiesta. Ancora Jacoponi, si libera Jacoponi ancora e poi di piatto destro va a colpire la base esterna del palo. Ancora adesso Toskic che va a cercare il tiro a giro con palla che non prende l'effetto giusto e termina sul fondo. Russo, Cannas e c'è il gol. Guarda come gli fanno entrare, bene, precisi. Era fuori gioco. Era fuori gioco. E c'è il gol del Carbonia. Questo pallone è scaraventato da Pallocca in avanti. Il direttore di gara che comanda il calcio di punizione da fuori area, anche se ci sono lamentele che forse era dentro l'area di rigore, e cercheremo di rivedere a ralenti questa azione. Parte adesso il calcio di punizione. Bellissimo! Ma c'è! Ma c'è il gol che viene annullato, ammonito anche il numero 21 Chavez. Riparte ancora la squadra di Mariotti, Cannas vince il rimpallo. Ancora Cannas, fiondata, respinta con i piedi da Giordani. Aria, respinto di testa da Porfiri.
e c'è questa conclusione verso Giordani che viene bloccata a terra da Burlani, Dungo, Scardola, Jacoponi. Parte il tiro di Scardola, ha dato l'illusione del gol, ma la palla è terminata sul fondo. De Marchis, pregevole questa iniziativa di De Marchis, che affonda, va in area e guadagna il calcio di rigore. Calcio di rigore per la Nuova Florida, una prepotente azione di De Marchis che è andato di forza a conquistare questo pallone. E Chavez che parte, tiro. Pareggio della Nuova Florida. Mastino, Pischedda, ancora Mastino che va a scaraventare questo tiro che termina sul fondo. Parte la parabola e c'è il colpo di testa comparatissima. C'è ancora un calcio d'angolo, ma il direttore di gara che in questo istante fischia la fine. Max, qui al Marco Mazzucchi. Termina il match 1-1. Il termine del match qui al Marco Mazzucchi, siamo in compagnia del presidente Franco Marcucci. Presidente, un 1-1 che sicuramente non soddisfa per la prestazione della tua squadra di casa, che non riesce ancora, diciamo, a togliere la casella zero dalle vittorie, ma comunque oggi è stata una prova molto orgogliosa in inferiorità numerica e con decisioni arbitrali che insomma hanno lasciato alquanto a desiderare. Qual è il commento del patron? Beh, la sintesi l'hai fatta tutta te, Bruno. Io penso che sia stato un arbitraggio quantomeno scandaloso, anche perché ci siamo visti penalizzati dell'annullamento di un gol validissimo su punizione diretta, nessuno l'ha toccato, ci ha fischiato un fuorigioco che non l'ho mai visto in vita mia annullare un gol così, ci ha dato un rigore contro dubbio. Comunque hanno sbagliato. Che comunque hanno sbagliato, giustamente, perché quella è la giustizia, come si dice, divina. E poi la ciliegina sulla torta è l'espulsione di un giocatore appena entrato, soltanto che ha fatto per il primo fallo fatto. Io non l'ho mai vista una cosa del genere. Dopo che ci ha annullato il gol, un minuto dopo ha annullato il gol, ci ha espulso un giocatore, forse perché temeva che potevamo pareggiare. Bene, Franco, però possiamo anche dire che comunque la prova è stata abbastanza orgogliosa della squadra, insomma, ha reagito molto bene e questo lascia presagire per il futuro. Ma ecco, a proposito, io vorrei proprio farti una domanda sul futuro, Franco, di questo campionato. Si sentono voci abbastanza discordanti, si continua, non si continua, dalle voci che arrivano a Franco Marcucci, i dilettanti continueranno secondo te a calciare, a giocare, oppure ci sarà uno stop di questi campionati? Io credo che a molto breve termine ci sarà uno stop e non so fino a quando. Credo che saranno i numeri di questi contagi a darci poi il responso, ma speriamo bene, perché qui non si può continuare neanche così, perché è un sacrificio anche per i ragazzi, per la gente che vuole venire allo stadio, non può seguire la squadra, noi stessi siamo obbligati, ecco, a stare sempre con la mascherina, non è una cosa. Io spero che migliori quanto prima questa situazione, perché è insopportabile un po' per tutti. Benissimo, Franco, ti lasciamo ai tuoi impegni, grazie, alla prossima.